Salve a tutti e benvenuti al 64esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 8 luglio 2012. Io sono Vincenzo Barbato, membro del Movimento Zeitgeist e co-coordinatore del Movimento e del Gruppo Napoli. Quest'oggi vi aggiornerò con novità nazionali. Passiamo alle novità italiane. Il Movimento Zeitgeist Italia al terzo Festival dell'Informazione Indipendente. Dal 20 al 22 luglio il Movimento Zeitgeist parteciperà al Festival dell'Informazione Indipendente, incontro annuale dove confluiscono realtà diverse per discutere della realtà economica, politica e sociale. Parteciperanno Andrea Tronchin, autore della Sobreeconomia e relatore al Simposio Società Sostenibile, evento organizzato dal Movimento Zeitgeist a novembre 2011. Parteciperanno inoltre Eugenio Benettazzo, analista finanziario, denominato il Beppe Grillo dell'economia, e Dulcis in Fundo figurerà la postazione di Vivere Impatto Zero di Leonardo Pizzighella, attivista di lunga data, con i suoi prodotti a basso impatto energetico. Passiamo alla prossima notizia. Invito partecipazione al Live 5 Concert di ottobre 2012. Federico Rapisarda, organizzatore del Live 5 Concert, ci ha ufficialmente invitati a partecipare a questa manifestazione. L'ultima edizione ha visto partecipi oltre 3.000 giovani e personalità importanti culturalmente come Carlo Lucarelli. Ho personalmente contattato Federico e vi aggiornerò non appena mi ricontatterà. Prossimo articolo. Rigenerazione dei vecchi computer grazie a Linux, iniziativa del gruppo di Milano. Sabato 23 giugno hanno finalmente realizzato il corso GNU Linux e Free Software Open Source, incominciando a spiegare quali sono i componenti principali di un computer, ovvero la scheda madre, periferiche, processore, RAM, disco fisso o hard disk, cominciando anche a spiegare cosa serve un sistema operativo e la differenza tra un sistema operativo proprietario e libero, come è nato il free software, GNU Linux e l'open source, e il Creative Commons. Che cos'è l'obsolescenza pianificata? Nata con la società consumistica per smaltire la sovrapproduzione industriale alimentata dalla rincorsa del debito che imponeva una crescita, e soprattutto come neutralizzarla tramite cooperazione di persone che per passione hanno creato un sistema operativo libero e ottimizzato, spiegando passo passo l'installazione, come riportato nella guida che posterò. Abbiamo riscontrato molto entusiasmo ed interesse nel pubblico, non molto numeroso per via del gran caldo. Sono rimasti entusiasti anche i responsabili del Chiama Milano, che ci hanno chiesto di ripetere l'iniziativa in una data e orario con più copertura per il pubblico. Inoltre, hanno chiesto di organizzare anche una dimostrazione pratica di una stampante 3D, che faremo appena il GDL Tecnologia ci stamperà i componenti per assemblare una RepRap. Questa iniziativa è nata quasi per caso come parte di un progetto del gruppo cittadino di Milano, che è quello di rigenerare una ventina di vecchi PC recuperati da una società che dovevano smaltirli e hanno preferito donarli. Passiamo al prossimo articolo. Discussioni. Nuovo doc, cancellazione di discussioni stagnanti e il documento di Ezio Coriglione solo per i progetti. A breve cancelleremo il doc discussione, stagnante appunto, e ne riavvieremo un altro. Intanto i progetti operativi sono visibili nel doc apposito realizzato da Ezio Coriglione. Progetti catalogati e predisposti per la newsletter. Se siete iscritti alla newsletter del Movimento Zeitgeist, saprete che stiamo realizzando tanti progetti multidisciplinari, in cui chiunque può aderirvi contattando i referenti. Per iscrivervi alla newsletter è sufficiente andare sul nostro sito ufficiale e inserire la vostra mail sulla sinistra del sito, nell'apposito campo. Cambio parametri TeamSpeak. Dopo l'annuncio, ecco i nuovi parametri, server e password per TeamSpeak rilasciati dal Movimento Internazionale per impedire agli utenti disturbatori di accedervi e utilizzare il software per scopi non affini al Movimento. Pagina podcast ultimata. Io e Max abbiamo aggiornato la pagina podcast inserendovi playlist YouTube, feed RSS e il link per scaricare i file .mp3 di ogni podcast. Abbiamo ripulito e aggiornato i contenuti in modo che sia più agibile e bella graficamente la nuova pagina podcast. Prossimo articolo. Tutorial TeamSpeak per Windows 7 e Linux completati. Io e Max abbiamo terminato i tutorial per installare TeamSpeak sia su Windows 7, valido anche per TeamSpeak, e su Linux, in questo caso Ubuntu, aggiornandoli con i nuovi parametri rilasciati. Simposio Società Sostenibile 2011. Playlist completa degli interventi. Andando su questo link appena postato, potete guardare tutti gli interventi del bellissimo simposio Società Sostenibile, organizzato dal nostro fondatore Federico Pistono. Prossimo articolo. Novità immagini pagina Facebook e incremento di visite.
La nostra pagina Facebook continua a crescere. Ogni nostro post o immagine ha dalle 3.000 a 11.000 visualizzazioni e almeno 200 condivisioni. È un dato stupendo da divulgare a tutti per ringraziarvi innanzitutto. Stiamo crescendo esponenzialmente. È rilasciato su Pluto la traduzione della Chapter Guide. Come già accennato da Giovanna, la settimana scorsa è stata ufficialmente rilasciata su Putol la guida ufficiale per i gruppi nazionali e locali del movimento Zeitgeist, da tradurre in italiano per poi essere rilasciata sul nostro sito, ovviamente. Un giorno in un'unica economia basata sulle risorse. Daniel Iversen, io e Giovanna Marino abbiamo tradotto un articolo molto stimolante su 6 scenari di vita a cui una persona può ambire in una RB, ovvero un'economia basata sulle risorse. Ovviamente ce ne sono tanti altri. Il limite lo dà la nostra fantasia, rispettando la natura e i suoi equilibri però. Non ci sono novità internazionali. Report gruppi di lavoro o GDL. Il GDL Sociologia e Comunicazione, tramite Sergei, ha annunciato che il 15 luglio verranno spiegati i risultati e le conclusioni del sondaggio svolto dal movimento sul livello culturale della popolazione italiana rispetto ai principi del movimento e sulla comunicazione. Non vi sono report di gruppi cittadini? E a questo punto io vi saluterei, ricordandovi che ogni 2 domeniche alle ore 21.30 c'è l'incontro via TeamSpeak Chat Zeitgeist Italia per tutti gli attivisti che vogliono darsi da fare. Qui trovate le istruzioni per connettervi. Io sono Vincenzo Barbato e vi saluto.